Adesso cambiamo argomento, mi sposto, cammino un po' nel nostro studio e voglio guardare insieme a voi queste due fotografie, queste due immagini. Allora, una è la piazza del comune di Vittoria in provincia di Ragusa e l'altra è la fotografia, l'immagine di una band per le strade di New Orleans che in teoria nulla dovrebbero avere in comune e invece qualcosa in comune ce l'hanno. Hanno il volto di questo ragazzo, giovanissimo, ha 21 anni, si chiama Francesco Cafiso e pensate è uno dei musicisti più bravi nel mondo, musicista italiano, ambasciatore della musica jazz italiana all'estero. E nel 2009 ha suonato solamente davanti a un presidente degli Stati Uniti appena eletto, Barack Obama. Complimenti e ben grazie. Arrivato. Grazie Francesco. Mille, buongiorno. Che cosa vuoi di più della vita? Ma ancora sono tanti così giovane. Gli obiettivi che voglio raggiungere, i sogni da realizzare ovviamente. Ho 21 anni, quindi ho tutta una vita davanti a me per studiare e fare altro comunque. Hai avuto una vita, sai che parli già da adulto, perché in realtà è da tanti anni che suoni il sax, da quando avevi 7 anni. Sì, da quando avevo però 7. È da molti anni, quando avevi 14 anni, che suoni all'estero con i più grandi nomi del jazz mondiale. Sì, assolutamente. Chi ti ha scoperto, chi ti ha aiutato? Ma diciamo a che il mio esordio è stato a Pescara nel 2002. Io aprivo il set di Wynton Marsalis e la Lincoln Center Jazz Orchestra, suonavo con Franco D'André in duo e quella è stata la mia più grande fortuna, perché comunque è uno dei più grandi musicisti al mondo, una persona molto influente nell'ambiente jazzistico. Marsalis ti ha visto, era il 2002, stavi ad un festival del jazz, sì. Ha detto quello lì. Voglio proprio quello lì, lo voglio sì. Portare insieme a me, insieme al tour europeo del jazz stava facendo. Esatto, vero? Poi l'anno successivo, nel 2003, sono stato con lui praticamente in tour, abbiamo girato le più grandi capitali del jazz. Quanti anni avevi? Avevo 12 anni, ero molto, molto piccolo. Eri molto piccolo, avevi paura? Però è stata un'esperienza veramente importante per me, perché mi ha dato moltissimo dal punto di vista musicale e umano ovviamente. Tu in un'intervista hai dichiarato che devi ringraziare tre persone, allora, una l'hai già citata, le altre due quali sono? Ma in primis mio padre, perché è stato fondamentale nella mia carriera artistica e insieme ovviamente alla mia famiglia, perché ognuno di loro ha contribuito affinché io coltivassi questa mia passione, e anche Carlo Cattano, che è stato il mio maestro e comunque ha subito intuito il talento in me, di conseguenza mi ha inoltrato al jazz senza passare prima ad altri generi. È vero che il tuo maestro ti ha regalato il tuo primo CD di jazz? Sì, era una collezione di alcuni sassofonisti molto importanti e diciamo che io mi sono innamorato del sassofono, del suo pathos, del suo timbro molto simile alla voce umana, e soprattutto mi ha affascinato il sassofono perché pensavo fosse inusuale per un bambino suonare uno strumento del genere. Senti Francesco, come hai fatto a sentire la voce del sax? Guardate come tiene in mano il suo grande sì. Amico della vita, del suo lavoro e delle sue ore perse, diciamo, al gioco, a quello che fanno i ragazzi di tutti i giorni invece date allo studio. Ma guarda, vero? In realtà per me non sono state delle ore perse, semplicemente perché la musica per me è vita, è il mio hobby, è la mia passione più grande, così come per un ragazzo magari comune il calcio è la sua più grande passione. Io amo ciò che faccio e mi impegno quotidianamente per realizzare i miei sogni. Quindi non mi è mai pesato questa cosa, anzi. Senti, uno degli aggettivi che ti riconoscono è l'umiltà. Quanto è importante per un ragazzo della tua età? Ma io credo che sia fondamentale non solo per un ragazzo della mia età, ma anche per tutte le persone, voglio dire. Non è qualcosa di fondamentale. L'umiltà in genere è una prerogativa fondamentale dei grandi. Dei grandi in ogni ambito musicale e non. Senti, mi racconti dove sei stato in America, con chi hai suonato? Mi fai sognare un po'? Io ho avuto la fortuna di suonare con il gota del jazz mondiale, da Wynton Marsalis a Dave Brubeck a Roy Haynes.
Le esperienze più significative e importanti per me sono state a New York, perché ho avuto la possibilità di suonare appunto con Wynton al Lincoln Center e nei jazz club più importanti. E poi a New Orleans sono stato lì per 15 giorni e ho vissuto davvero americano. Ma quando vedevi questi grandi del jazz mondiale, che cosa provavi? Le prime volte hai avuto paura quando dovevi suonare davanti a loro? Avevi paura del loro non giudizio? Non ho avuto paura semplicemente perché penso che anche loro siano stati giovani e abbiano provato le mie stesse sensazioni, le mie stesse emozioni. Assoluto rispetto però l'ho provato nei loro confronti. Senti, Vittoria, ritorniamo al tuo paesino. Tu hai tanti amici, lo racconti spesso, dici io sì, il mio sax, il mio lavoro, però non tolgo nulla alla mia vita privata, ai miei momenti certo. di divertimento. Stanno guardando i tuoi amici? Spero di sì. Spero di sì. Che cosa hai da dire loro, a ragazzi che magari non hanno avuto una determinata fortuna oppure non hanno il tuo talento e che forse quelle valigie da Vittoria non le faranno mai? Ma sai, ognuno di noi ha delle esigenze proprie e sceglie un percorso di vita diverso rispetto ad un altro. Io ho scelto la musica, e ciò mi appaga, mi rende felice, e i miei amici in gran parte studiano, vanno all'università, altri già lavorano. Dico grazie a chi è rimasto a Vittoria perché così quando ritorno nei miei amici. Vittoria è un paese bellissimo, fra l'altro. Sì, è un paese molto. Beh, un paese, già una cittadina molto grande, di 65.000 abitanti, che ha una delle realtà più belle e significative che ultimamente la Sicilia stia valorizzando. Il Vittoria. Tra l'altro tu a Vittoria hai iniziato, perché era proprio lì che comunque tu sei stato visto, seguito dal tuo maestro, dalla prima persona che ha creduto in te, anche quando eri più piccolo, quando avevi 7-8 anni, no? Assolutamente, c'è la mia famiglia. E suonavi nell'orchestra jazz lì? Io suonavo nell'orchestra jazz del Mediterraneo, che era una delle realtà più importanti a Catania. Questa orchestra era solita fare delle collaborazioni molto importanti con artisti del calibro di Maria Schneider, di George Bruns. Ah, guarda Francesco, guarda queste foto, vediamo se la nostra regia ci aiuta. Allora, dovrebbero esserci tre fotografie, Allevi, Saviano e poi Cafiso. Vediamo, eccole esatto, qua, questi. Bene, allora, classe 69, 79 e 89, la 79 Allevi, Saviano 69 e Cafiso 89, pianoforte, poi scrittura di denuncia e il sax, però siete tre giovani, diciamo, rispettivamente, comunque molto apprezzati nel vostro lavoro. Come commenti questa foto? Ma come la commento? Io sono il più giovane. Molto giovane, sono più molto, giovane. Molto più giovane. E dico che guardando questa foto che in realtà non è vero che i giovani siano dei nulla facenti e che non abbiano delle mete, degli obiettivi da raggiungere nella vita, perché guardando queste tre foto mi accorgo che sono tre generazioni diverse tra loro. E tutti e tre hanno comunque fatto qualcosa nella vita. L'hai conosciuto a Levi? Sì, l'ho conosciuto una volta a Trieste. Senti Francesco, ti vogliono sentire tutti suonare, anch'io. Con molto piacere. Una mattina è tua. Vai. Grazie.
Non so immaginare Barack Obama cosa avrà pensato quando hai suonato. Grazie. Francesco Cafiso, che grazie, fra l'altro potremo ascoltare in Italia a novembre. A novembre all'Auditorium Parco della Musica a Roma con il mio gruppo, il 4Out. Secondo me verremo tutti a vederti. Lo spero. Ciao, complimenti. Grazie, Francesco. Grazie, grazie a tutti, arrivederci. Michele.